Questo programma è offerto da amici. Oggi per questo appuntamento con Di Tutto Tanto by Graziano Tomarchio Management ci troviamo a Belpasso, un paese di 25.000 abitanti nel parco dell'Etna a pochi chilometri da Catania. Belpasso è denominato la scacchiera dell'Etna proprio per la sua forma particolare, numerosi isolati simmetrici quadrati all'interno dei quali si intersecano numerose vie denominate rette e traverse. Ma siamo qui oggi 13 di dicembre perché i belpassesi festeggiano la loro santa patrona, Santa Lucia. Rimanete con noi.
nessuno può mancare, perché la loro protettrice li aspetta per riabbracciarli, proteggerli ed esaudire ogni loro desiderio. Nella piazza gremita di gente, tutti i devoti inneggiano alla Santa Martire, sventolando i loro fazzoletti bianchi ed intonando le antiche cantate in suo onore. Vedere quanti giovani sono coinvolti in questa festa, rigorosamente vestiti con gli abiti tradizionali. Certo, sì, si chiama la cappa, l'abito bianco, che si porta per la purezza di Santa Lucia. Un camice bianco con un cordone, ovviamente con l'effigie della Santa. La Santa, sì, sì, la medaglietta. Tu sei di Belpasso? Sì, io sì. Cosa rappresenta per voi questa festa? Tutto, per i belpassesi tutto. È un momento magico. Ma è una festa molto sentita, anche il discorso dei carri, comunque qui si preparano qualche mese prima a prepararli. E siamo qua, anche i bambini hanno la cappa stamattina. E volevo chiederle proprio questo, e anche i piccolini quindi indossano questo abito tradizionale, ma come mai? Ma guardi, io sono acquisita da questo paese, possiamo passare la parola a mio marito che è originario di Belpasso. Ah, perfetto, perfetto. E allora come mai si fa indossare la cappa ai bambini? Beh, è una tradizione che noi da piccoli abbiamo portato, diciamo è un cammino, un continuo di fede per cercare da piccoli già di inclinarli su questa strada, diciamo, che ci porta comunque a Gesù, per cui io penso che da piccolo, se già uno magari gli inizia a fare capire, diciamo, alcuni principi, se li porteranno sicuramente alla grande. Signore, lei come si chiama? Io Romeo Luciano. E che cosa, che ruolo ha in questa processione? Io sono del circolo Santa Lucia con Gioia. Coordina tutto quindi? Cerco di fare tutto quello che posso. Signor, sono infortunato e sono qua che la spalla. Ma Santa Lucia merita questo. Santa Lucia mi ha chiamato, dice tu devi venire. Ma lei è di Belpasso ovviamente. Passo. E che cosa rappresenta questa santa per gli abitanti di Belpasso? Il tutto, prima di tutto la luce, Santa Lucia che ci dà la luce, la salute e tutto, tramite la Madonna naturalmente. Certo, per intercessione di Santa Lucia. Ma per Santa Lucia non solo siamo i belpassesi, è tutta la zona e è tutto il mondo, signorina. Lei è il signor? Pulverendi. Fa parte del comitato organizzatore feste? Santa Lucia. Del circolo Santa Lucia, quindi è di Belpasso ovviamente. Belpasso. Che cosa rappresenta Santa Lucia per lei? Tutto, la mia vita. Sono dei festeggiamenti molto particolari. Perché guarda, tutto l'anno, ma poi per maggior ragione i festeggiamenti di Santa Lucia. Io da quando ero piccolo, da 10 anni, cominciai a capire cos'era Santa Lucia. Io dipendo con la famiglia anche per Santa Lucia. Cosa rappresenta per voi Santa Lucia? Tutto, la luce, tutto. Un modo molto particolare per trainare la portantina, il fercolo diciamo della santa. Sì.
è il modo particolare. Comunque quest'anno è una novità, non ci sono mai state, però in quello che abbiamo visto negli anni precedenti, che siccome il paese è tutto in salita, quindi ha avuto di bisogno magari per forzare la... Di un aiuto per voi portatori? Sì, sì, abbastanza. Buongiorno, anche nella festa di Santa Lucia si vendono i bomboloni? Sì, è una tradizione anche per la festa di Santa Lucia, non solo per Sant'Agata, perché anche per Sant'Agata sono caramelle tradizionali. I bomboloni sono le vecchie caramelle dei nostri nonni? Del dopoguerra, quando io ancora non ero neanche nei pensieri di mio papà, perché li vendeva a mio nonno. Il signor Francesco ha una storia molto particolare da raccontarci, che è avvenuta proprio oggi. Che cosa è successo? Oggi è successo, sono stato sotto la campanetta di Santa Lucia e... è saltata la lente perché l'avviso di avviamento non era messo a posto e per fortuna restai vivo. Questa è la situazione. Chi avrebbe potuto colpirla? Ho colpito e mi fermo all'ospedale, questa è la situazione. È un miracolo, lato di Santa Lucia. Questo, proprio oggi il soggiorno? È successo il 13 mattino. Senta, ma la cameretta di cui ha parlato prima, che cos'è? E la cameretta è dove si risiede lo scrigno di Santa Lucia, la statua di Santa Lucia, le reliquie di Santa Lucia. Anche una delegazione della comunità di Carlentini è presente qui a Belpasso per i festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Sì, siamo qui per onorare la nostra Santa Patrona, i fratelli di Belpasso, a cui ci lega proprio questa devozione alla Santa Vergine Martire Siracusana. È la prima volta che partecipiamo in forma ufficiale. L'anno scorso siamo venuti il 7 agosto, quest'anno invece abbiamo proprio voluto rendere omaggio il 13 dicembre, quindi è un momento di festa, un momento di comunione, un momento anche di fraternità. Splendida riproduzione perfetta in cartapesta di Santa Lucia ad opera del signor Gregorio Guzzetta. Guzzetta, perfetto. Allora, ci parli un attimino di come è venuta questa idea, del lavoro che svolge, se lo fa per hobby. No, io faccio il medico come professione, quindi non c'entro assolutamente nulla, però ho sempre avuto questa passione dell'arte, chiamiamola così. Io sono un bracchia Brunzetti, come che si dice, non sono uno. Però effettivamente questa è nata con l'esigenza dei carri allegorici, che è la tradizione che abbiamo, che due anni fa ci è messo in testa di fare la riproduzione della statua nel momento dell'apertura, e quindi in 15 giorni io ha realizzato quest'opera d'arte. Ma non era perfettamente così, ed è venuta abbastanza bene. Però ecco, poi dopo l'amore per la santa, l'amore per la devozione alla festa mi ha portato a innamorarmi di questo volto, di questo viso, di queste movenze che effettivamente mi hanno mirato, mi hanno rapito, per diciamo così, che man mano ho voluto migliorarla.